però Stefania, ciao ciao a tutti. Benvenuti a Piccolo Slam. Che non è una montagna. E nemmeno un cremino gelato. Ma è una piccola cannonata. La prima discoteca televisiva. Il palè di dischi di musica da ballo. Una sfida all'ultimo sound per il titolo di Disco Slam della settimana. Ragazzi, reggetevi forte, questa sera combattono tra loro Barry Wave. Heat Wave. Marsha Hunt. The Sail Soul Orchestra. Patrick Norman. Ok ragazzi, dunque, prima di passare alla gara odierna, qui Piccolo Slam ci ha riservato una grandissima sorpresa. Ragazzi, questa sera qui con noi c'è una ragazzina che sta travolgendo tutta l'America. Questa ragazzina è una grandissima attrice ed è la protagonista di Taxi Drive con De Niro, la ragazza in fondo al viale e Piccoli Gangster, ragazzi, ed anche candidata all'Oscar. Ebbene, abbiamo questa sera qui con noi Judy Foster. How are you, Judy? Ok, Judy Foster, lo sapete, è la più giovane attrice, la più giovane attrice e la più popolare degli Stati Uniti, forse del mondo. Ok, so Judy, che cosa stai facendo a Roma? Judy, what are you doing here? I'm doing a film here. What the name of that film? His name is Casotto. Casotto. Il Casotto, perfetto italiano. Benissimo. Chi sono gli altri attori che stanno lavorando con te in questo film? Who are the actors who are working with you in the film? Flora Mastroianni, Paola Stoppe. Paolo Stoppa. Michele Placido, Gigi Proietti. That's it. Benissimo, ma c'è un cast veramente fantastico. L'ultima domanda, Judy ha avuto qualcosa come 14 offerte per in Europa per fare parecchi film. Judy, of all that film offers, why did you accept this one in Italy? Questa domanda che sto facendo è, Judy, fra tutte queste domande, come mai hai accettato proprio questo film? Well, mostly because it was a good script, and that's mostly what counts in a film is a good script and a good director. And the director's terrific and the script is good, and so it all worked out well. Dunque, avete capito, non so, qualcuno avrà capito. Le fa molto piacere fare questo film perché sia per quanto il produttore, tutto il cast è un ottimo cast e voleva anche venire qui a Roma a conoscere Roma. Ok, ti ringraziamo molto Judy e abbiamo veramente tanto piacere di averti qui a Piccolo Slam. Ciao Judy, ci vediamo dopo per ballare, ok? Va bene Judy. Fantastico, grazie Judy. Ok ragazzi, Stefania l'accompagni? Benissimo ragazzi, siamo alla... grazie Judy, dopo facciamo un ballo scatenato. Siamo al primo disco in gara ragazzi, non ancora il disco in gara. Sentiamo un po' in sottofondo il disco slam in carica, che è Soul Cha Cha di Von McCoy. Questa è la sesta settimana di Piccolo Slam, una cosa fantastica Stefania, vero? Vero. Dunque, questa settimana abbiamo una piccola novità, qual è? Ragazzi, vedete questo occhio bellissimo con tante stelline? Eccolo. Bene, qua non è il mio. Sì, purtroppo. Dunque, questo qui è il marchio della Disco Baby, cioè il disco novità, una autentica curiosità che voi più tardi venite a sentire. E ogni settimana noi ve lo presentiamo, quindi ragazzi, occhio al Disco Baby! Ok, ragazzi, il primo disco in gara sta arrivando, Mr. Barry White. Preparatevi ragazzi, scatenatevi! Eccolo qua, Mr. Barry White! Ha! Woo! Yeah! Ha! Ta! Come on! Yeah! I'm qualified to satisfy you, the Barry White! I'm qualified to satisfy you! Ho tutte le qualità per accontentarti! Ottima traduzione, Stefania! Come on! Barry White! I know how to do it to you. I know how to make you feel like you want to feel. But I can't lose with what I use. I'm qualified to satisfy you any way you want me to. Qualified to satisfy you any way you want me to. Qualified to satisfy you any way you want me to. I'm qualified to satisfy you. Anyway,
Dunque, guarda un po' chi abbiamo, Agostina Belli, lei lo fuori. Senti, Sammy, guarda, il regista della passata, un'altra volta, chi è? Ah, Carola Andrei, scusi Carolina. Bene, bene. Di Foster con il suo produttore. Per la prima volta in televisione, Mauro Di Foster con il suo produttore, Mauro Ferrari. Qui a Piccolo Slam. Grazie. Fantastica serata questa sera. Ragazzi, grazie. Votiamo per Barry White. Come on, come on. Votiamo per I'm Qualified to Satisfy You. 75. Benissimo, 75, ottime punteggio, ok. Boogie Night is coming on. Heat wave, ecco, sta arrivando. Boogie. Ah. Yeah. Pezzo fantastico. Yeah. Ah. Eccola qua. Eccola qua, Judy che sta ballando. Fantastico, a 14 anni tutto questo successo è veramente meraviglioso. Senti, te la ricordi quando lei faceva la copertina del copertone? Un gruppo anglo-americano ha scoperto e prodotto in Inghilterra. Guarda quanto è brava, guarda la Judy come balla. Brava Judy! Questo è Piccolo Slam, ragazzi. Questo è il primo loro singolo ed è tratto dall'album Too Hot to Handle. Yeah! Ah, yeah! Come on! Votiamo per Boogie Lights! Come on! 65! È andato meno bene di prima! Boogie Nights, 65 punti! Senti, Sammy! Dimmi! Vorrei farti una domanda. Dimmi! Ma tu lo faresti un long playing in siciliano? In siciliano? Beh, come no? Se mi trovi un siciliano che fa un long playing in inglese. Bene, bravo. Allora comincio a prepararla. Ah, sì? Sì, perché stasera qui con noi abbiamo una ragazza che ha fatto il suo primo LP in inglese, non in siciliano. E questa è una pura sangue siciliana, ragazzi. Ebbene, qui con noi è Juni Russo. Ragazzi, a ballare tutti quanti! Ok, questa sera... Però non canta in inglese, non canta né in inglese né in siciliano, ma in italiano. Un pezzo intitolato Mai. Ragazzi, Johnny Russo. Mm.
tra le tue braccia io mai, sulla tua bocca io mai, amore amare io mai. Bravissima Jenny Russo, bravissima. Bravo. Ok ragazzi, andiamo avanti. Il terzo disco in gara è C'est la vie di Marsha Hunt. C'est la vie sta arrivando. Bravissima. Sempre presente questa ragazza, questa mia partner fantastica. Always be my guy. Yeah.
chi abbiamo sull'aeroporto? Snoopy. Snoopy, grazie del grande slam, grazie molto. Un pezzo che finge la strada romantica, yeah. Ma graffia sempre in profondità, yeah. Yeah, grazie. Grazie ragazzi, grazie. Votiamo fischiando sempre. Votiamo per C'est la vie. 65, come prima, niente male, come è andata. Ok, passiamo al prossimo disco in gara, ragazzi. Il quarto disco è Nice and Nasty della Sales Soul Orchestra. Nice and Nasty, carino e cattivello, come sei te. Yeah. Comincia a ballare? Sì! Niente male. Vabbè ragazzi, spazio, spazissimo, spazissimissimissimissimissimissimo. Dunque io e Sammy abbiamo un nostro amico bravissimo, un bravissimo batterista che si chiama, addio, Antonio Sant'Angelo. Bene, è lì, guardate, lì con tutti i suoi giochini, eh. E noi ci siamo incontrati giorni fa e scherzando tra una cosa e l'altra, lui ci ha voluto lanciare una sfida. Una sfida a botta e risposta, lui con le sue bacchette e noi con i nostri piedi. Abbiamo accettato la sfida, vediamo un po' quello che succede. Sotto, Stefania. Ah, yeah. Thank you.
tutti. Dunque, dopo moltissime richieste. Sì. Tutti i ragazzi d'Italia vogliono sapere i nomi dei ragazzi del nostro balletto. Bene, eccoli qua. I nostri carissimi amici, eccoli qua. Lucia, Rolando, Titti e Enzo. Alessandra, Roberto. Franca e Orlando, eccoli qua. Monique, Franco. Ellen e Federico. Una partner fantastica, vero? Ragazzi, un partner fantastico. Grazie, noi ci vogliamo un sacco di bene, siamo come fratello e sorella. Ok, nonostante dicono se siamo mariti e moglie, no, siamo come fratello e sorella. Andiamo avanti, let's try once again di Patrick Norman. Eccolo qua, il provaci di... un'altra volta. E vedrai. Proviamoci un'altra volta. Your baggage is ready and the tickets are. Ragazzi, questo è il nostro primo disco Baby, ovvero il disco non ancora in circolazione in Italia. Avete riconosciuto il motivo? Eh? Se mi lasci non vale, certo. Del nostro Luciano Rossi. Stefania il fiattone, quindi parlo io. Ehi, Kojak abbiamo, l'hai visto? Ah, okay. Savalas. Grazie a te, lei, dal tuo grande slam. Ok, ok, ragazzi, ecco, abbiamo un altro grandissimo amico, ed è niente di meno che il regista Salvatore Samperi. Ha reso famosa una grandissima attrice, Laura Antonelli. Vai, vai, Stefania, vai, vai. Come stai? Sono stanco perché sto lavorando. Senti, io volevo... cosa stai facendo? Io Nene. È un film tratto da un romanzo di Cesare Lanza, è una storia di un bambino di una ragazzina. Senti Salvatore, un'altra cosa, volevo chiederti, cosa dici a una ragazza di oggi per avere successo? Sei nel cinema ad incontrare uno come me. Va bene, ok, te lo ringrazio. Vedo questo, poi invece fare un tuo successo credo che sia assolutamente impossibile, in troppo poco tempo non è caso di fare. Ok, allora ti ringrazio tantissimo, ciao. Ok, ciao. Yeah. Bravissima, ciao, ciao, la vista. Let's try once again. 85. 85. Fantastico, 85 segna Stefania. 85 per Let's try once again. Benissimo, dunque vediamo la situazione di questa sera. Quindi abbiamo I'm qualified to satisfy you con punti 75. Poi Boogie Nights con 65. Poi Se la vi con 65 pari merito. Nice and Nasty 80
E poi abbiamo Let's Try Once Again, eccolo qua scritto. 85! Qua. Quindi in testa abbiamo... Sera in testa. Per questa sera abbiamo in testa con punti 85, Let's Try Once Again, non si sa quello che succederà domani. Ok. Ok, ragazzi, ed ora una grandissima notizia. Per i ragazzi di tutta Italia che ci hanno scritto chiedendoci notizie sul disco della nostra sigla, ebbene, il grande giorno è arrivato. Certo, è arrivato. Il nostro disco è pronto, fresco, uscito. Questo è il primo disco che ho fatto in Italia con Stefania. Per lei è la sua prima esperienza discografica. Comunque spero che ne avrai tantissime. Passiamo subito a questa sigla fantastica. Toccami, eccola qua. Ragazzi, vi salutiamo. Questa sera abbiamo avuto degli ospiti favolosi come Judy Foster con il suo ultimo film di Sergio. Col suo ultimo film di Sergio Citti, un film fantastico. Ok, ragazzi, vi salutiamo, ciao, ci vediamo domani sera. Ancora fatti sentire, ancora ho scoperto che è bellissimo ballare, piano più piano, ancora più piano, prima ancora che arrivassi tu, non ballavo queste cose qui, roba vecchia mi dicevo che nessun vento scatena più. Mani le tue mani, eccomi, rividimi al corpo, sentimi, toccami, 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 mani le tue mani, eccomi, rividimi al corpo, sentimi, toccami, non si sa quello che succederà domani. Ok. Ok, ragazzi, ed ora una grandissima notizia. Per i ragazzi di tutta Italia che ci hanno scritto chiedendoci notizie sul disco della nostra sigla, ebbene, il grande giorno è arrivato. Certo, è arrivato. Il nostro disco è pronto, fresco, uscito. Questo è il primo disco che ho fatto in Italia con Stefania. Per lei è la sua prima esperienza discografica. Comunque spero che ne avrai tantissime. Passiamo subito a questa sigla fantastica. Toccami, eccola qua. Ragazzi, vi salutiamo. Questa sera abbiamo avuto degli ospiti favolosi come Judy Foster col suo ultimo film di Sergio. Col suo ultimo film di Sergio Citti, un film fantastico. Ok, ragazzi, vi salutiamo, ciao, ci vediamo domani sera. Ancora fatti sentire, ancora ho scoperto che è bellissimo ballare, piano più piano, ancora più piano, prima ancora che arrivassi tu, non ballavo queste cose qui, roba vecchia mi dicevo che nessun vento scatena più.
ballare. Ancora. Fatti sentire. Storia di un bambino e una ragazzina. Senti Salvatore, un'altra cosa, volevo chiederti cosa dici a una ragazza di oggi per avere successo? Sei nel cinema ad incontrare uno come me. Va bene, ok, te lo ringrazio. Vedo questo, poi invece fare un suo successo credo sia assolutamente impossibile. Troppo poco tempo e non è caso di fare. Ok, allora ti ringrazio tantissimo, ciao. Ok, bravissimo Salvatore. Grazie ragazzi, votiamo per Let's Try One. Benissimo ragazzi, dunque dopo moltissime richieste. Sì.